Ciao amici, benvenuti, bentornati in questo nuovo video. Sono con Nando Ragno. Siamo al terzo ciak, comunque. Siamo in Valsesia, in particolare in Val Sermenza. Siamo partiti questa volta da Campo Regozzi, poco prima di Percoforo. Carcoforo. Abbiamo preso il sentiero 363 che attraversa il bel centro abitato, risale il vallone dove ci sono diverse cascatelle, molto suggestivo, e poi si apre e supera vari alpeggi. Arrivati a quota 1500 circa, invece di proseguire per l'Arpe Valle Piat, l'abbiamo abbandonato perché la nostra meta ora è la cima Pianone. Dai, vediamo cosa riusciamo a fare su di qui e poi se riusciamo a fare almeno un anello di discesa. Questo è tutto il prato che abbiamo ravanato fin qui. E ora abbiamo questo davanti. Così siamo avvicinati al canalino. Sembra esserci una via, perlomeno fino lì. Dopodiché vediamo dietro cosa ci aspetta. C'è da dire che sembrava più breve. Qui c'è la cresta erbosa. Insomma, stiamo salendo veloci perché è ripido. È faticosa, ma la via diretta Rende. ne abbrevia le distanze e i tempi. Consuma un po' di energia, però poi ci ricarichiamo, Attacchiamo la spina al sole e via. Vai. Adesso facciamo di qui, siamo su in cresta. Allora, questa è la cresta che volevo fare io. Nando invece è voluto passare dal prato. Non è vero. È stato quasi più difficile fare il canalino che hai deciso te, che questa E qua. adesso andiamo su. Vabbè, dai. Siamo in cresta adesso. Qua c'è la piano male allora. Speriamo. Altri non ne vedo. Speriamo. Dunque, stiamo seguendo la cresta. Stiamo arrivati a questa elevazione, ma c'entra poco perché la cima Pianone è ben oltre. Quindi ora vediamo se aggirarla o se raggiungerla. E poi proseguiremo da quella parte. Dice, riusciamo a passare a sinistra? E qui dobbiamo capire se riusciamo ad andare su o se dobbiamo fare un traverso. Però dobbiamo avvicinarci a sta parete per capirlo. Allora, qua sicuramente non andiamo. Ora Nando sta vedendo qui un traverso per poter risalire di lì. Sembra fattibile. È una bella crestina, va. Abbiamo fatto un paio di punti, insomma, che comunque avevano continuità. Adesso stiamo valutando questa parte, perché qui c'è una parte rocciosa che però non è alla nostra vetta. La nostra vetta è là in fondo, è bella lontana. E quindi forse qua convierebbe passare un po' più bassi e poi riprendere la cima, la cresta lassù. Allora abbiamo deciso di fare un traverso perché
non sembra esserci continuità nella cresta qua sopra, o comunque non lo sappiamo, per cui andiamo a ci passiamo sotto e poi diamo un'occhiata come fare a riguadagnarla. Comunque una bella salita anche oggi, eh. Abbiamo ravanato già tanto, adesso andiamo a cercarci la cresta e la cima è altri 200 metri più in alto, quindi è ancora lunga, bisogna cercare di evitare passaggi inutili, ecco. Però ancora non la vediamo bene, quindi dobbiamo andare in alto per forza. Allora, Nando è passato qui dietro, voi magari vado su di qui, mi sembra uguale, tanto se arriva comunque lì sopra, ci troviamo lì sopra. Allora, qui c'è il dubbio che questa cresta si interrompa e quindi stiamo valutando di proseguire a mezza costa, perché il pianone è dietro qua, non è neanche vicinissimo, quindi non dobbiamo neanche perdere troppo tempo. Forse conviene andare avanti da questa parte. Che dici, Nando? Proviamo sto canalino qua? Tentiamo anche questo. Stiamo facendo un saliscendi. Mamma mia. Siamo palestra oggi. Assurdo. Bel canalino anche questo. Andiamo. Oh, non sappiamo cosa c'è lì. Non abbiamo idea di quello che ci sarà lì sopra. Comunque proviamo. La Valsesia è selvaggia, permette di trovare ancora qualcosa di cui con cui divertirsi. È un pochino scosceso, io passo di qua, mi sembra un briciolo meglio, vediamo. Oh, non finisce mai, Oh mia, che salita, ragazzi. Questa è la cresta che abbiamo lasciato. Speriamo che sia continuità di lì, perché non voglio ritornare giù. Oggi ti togli la voglia, Nando, Sì. Carico energia negativa. Assolutamente sì. Siamo venuti su da questo canalino, era effettivamente un po' ripido, Da scendere non sarebbe semplice. Però qui ci sono ampi, mi sembra, spazi per trovare delle varianti. Ci proviamo, dai. Andiamo su, l'unica cosa. Mamma mia! Che cazzo mostro qua! Adesso di cosa devo fare quest'altro canalino? Questo è peggio. E girare di lì, scusa, che vedo passare delle bestie. Guarda. Altro canalino. Vediamo un po' dove va. Nando è andato su di qui, tira di qui, è complicato, ma è davvero complicato. E poi c'è continuità. È stato bello, valeva la gita. Emozionante, sì. Sì, sì. Sono andato su di qui e
era un poco appigliato, c'era l'erba bastarda. Allora, non siamo ancora arrivati a nulla, ma abbiamo provato una bella emozione poco fa, perché ci siamo inventati un percorso non facile, e quando è così non sai mai se si va avanti o no. E va bene, dai, adesso andiamo avanti però. Adesso sì, adesso è semplice qua, adesso cerchiamo di seguire il filo, di trovare la punta più alta. E beh, ne vale la pena di ravanare a volte. Guarda qua che valle che c'è qui, mamma mia, fighissimo. Non manca tanto, non manca tanto. Tanto dovrebbe vederla la vetta da lì. Non finisce veramente mai. Qui c'è ancora un'elevazione, questo colletto di neve, e lì la nostra vetta. Ci siamo. Anche questa volta lungo profilo. Ce l'abbiamo fatta. Wow, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Wow. Dopo alcune traversie nella salita, abbastanza impegnativa, dai, ripida, tortuosa, però ce l'abbiamo fatta. Questa ci siamo arrivati, adesso vediamo. Adesso vediamo, dai. Adesso mangiamo un panino. Assolutamente sì. Piace particolarmente, è bello, non c'è niente da fare, cioè, hai delle viste qua, cioè da qua hai una vista inedita delle cose che conosci, per cui sembrano nuove, incredibile. Va bene, Nando, io direi con questa bellissima immagine facciamo i saluti, il giro prosegue con il ritorno ad anello. Sì. Niente, bellissimo, bellissimo oggi, fantastico. E chiudi, ciao 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 ciao, ciao.